nostro cuore è addolorato. Noi vogliamo però vivere una liturgia della Pasqua. Il cielo pasquale a fianco del corpo di quel frate ce lo ricorda. È il segno che ce lo ricorda. Prima di tutto Don Franco è stato un figlio della Chiesa, un figlio. Questo significa che ha imparato dalla Chiesa il Vangelo e l'ha fatto suo, accogliendolo nella fede. E questo è sempre stato il motivo di grande riconoscenza di Don Franco nei confronti della Chiesa. La Chiesa, fatta di volti, di persone, fatta di comunità che celebra, fatta di comunità che si preoccupa di annunciare il Vangelo e di farsi vicina a tutti, di farsi vicina ai poveri. Questa è la madre che Don Franco ha incontrato e che gli ha riempito il cuore e che lo ha entusiasmato fino al punto da decidere di accogliere la chiamata di Dio a celebrare, a diventare sacerdote. Una stagione bellissima della vita della Chiesa, vissuta quella da Don Franco, la stagione del Concilio Vaticano II, la stagione in cui la Chiesa ancora in maniera più forte si è chiesta ma cosa il Signore ci chiede per essere capaci di annunciare il Vangelo in questo tempo. Una Chiesa entusiasta, una Chiesa in riforma, una Chiesa entusiasmante a sua volta, che ha entusiasmato il cuore di Don Franco. Ed ecco che si è fatto, da figlio della Chiesa, disponibile alla chiamata del Signore. Non è voluto rimanere, diremo, nelle retrovie, ma ha voluto accogliere la chiamata a diventare prete, quella che il Signore gli aveva rivolto. Tanto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E tutti noi sappiamo quanto forte fosse la passione di Don Franco nei confronti della Chiesa e della Chiesa del Concilio e quanto abbia aiutato la comunità da cui veniva e che ha servito a scoprire la bellezza di vivere secondo questo paradigma nuovo e antico che è quello della Chiesa del Concilio. Venuto da Trisungo, quanto è stato contento quando è stata riaperta la Chiesa di Trisungo. È davvero straordinario il cammino di Don Franco, è entusiasmante, una stagione davvero molto bella. Ecco, lui era figlio di questa Chiesa, orgogliosamente figlio di questa Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo. Di fronte a questo compito, ed è la seconda cosa che volevo dire, Don Franco si è fatto piccolo, lui si sentiva piccolo, e lo era. Era un gigante Don Franco, ma consapevole della grandiosità del dono di Dio, per cui se è grande il dono di Dio, se è grande il Vangelo, bisogna farsi piccoli per servirlo. Questo Don Franco ce l'aveva molto chiaro. Bisognava farsi piccoli e poveri, bisognava scomparire per fare spazio alla grazia di Dio. È pensando a questo che ho scelto come prima lettura questo brano così bello di San Paolo. Noi, dice San Paolo, siamo suoi collaboratori. Vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Quante volte Franco ce l'ha detto? Accogliete la grazia di Dio, accogliete il Vangelo. E poiché siamo collaboratori suoi, vi diciamo, ecco, ora è il momento favorevole. Ecco ora il momento della salvezza. Non bisogna rimandare, non bisogna aspettare. Ora è il Vangelo di Gesù. Ora la buona notizia per te. Ora la salvezza, la grazia che viene offerta a te. Per fare questo, ripeto, bisogna essere piccoli e mettere al primo posto il Vangelo di Gesù. E continuando, San Paolo dice, ne abbiamo vissuti di tutti i colori. Siamo vissuti nella tribolazione, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nei venti, nelle veglie, nei digiuni. Don Franco avrebbe potuto mettere tante altre cose in questa vita.
tutte cose che ci hanno fatto sperimentare la debolezza e farci sentire piccoli. Eppure si è verificato per noi quel meraviglioso paradosso per cui noi siamo niente e possediamo tutto. È un paradosso meraviglioso di ogni discepolo del Signore e di ogni prete. Nulla eppure possediamo tutto. Questa seconda esperienza fa parte della vita di un cristiano e in modo particolare della vita di un prete, sicuramente della vita di Don Franco. Era incredibile per me vedere, anche se negli ultimi 2 anni, una sorta di cambiamento di Don Franco. Voi l'avete conosciuto durante tutto l'arco, molti di voi, della sua vita, io soltanto in questi ultimi 2 anni. E mi ricordo che le prime volte, quando lo incontravo, con me era forte e diceva quello che va bene e quello che non va bene, e lo diceva con decisione, con forza, questo sì e questo no. E detto con questa parola e con questo modo mi aveva colpito, poi sempre più dolce. Io ricordo chiaramente che in questa chiesa, per puro caso, non avevo programmato, sono venuto a fare il mercoledì delle ceneri. E Don Franco, da figlio della chiesa, si era messo in quel banco lì. E tant'è che io mi sono accorto che nessuno gli aveva portato le ceneri. E allora sono andato io a portargli le ceneri. E mi ha fatto un bel sorriso, un sorriso a 32 denti, luminoso. E la quaresima di Don Franco è terminata nella Pasqua. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai, e quindi convertiti e credi al Vangelo. Fatti piccolo e fai spazio a Dio. Allarga il cuore. Per la grazia di Dio. Tu sei cedere, ma allarga il cuore alla grazia di Dio. E questa è la metafora della vita di Don Franco, ma è anche quello che dice Gesù nel Vangelo ai discepoli. Avete visto che manda i discepoli perché la messa è molta, ed è molta la messa perché il seminatore semina, ma che fa crescere lo spirito. Eppure io vi mando a due, senza bisaccia, senza sandali, senza borsa, come due poveri, bussate le porte e annunciate il regno di Dio. E potrebbe anche succedere che nessuno vi accolga, non importa, voi continuate ad annunciare il regno di Dio. Piccolissimi, per fare spazio alla grandezza di Dio. In un momento di importante per Don Franco, i 50 anni del suo sacerdozio, Don Franco ha detto: Signore, ti sei pentito di avermi scelto, ti capisco. Dovevo e potevo fare meglio e di più. Se mi dai ancora un po' di tempo, proverò a non illuderti, ancora. E poi, la convinzione profonda. Grazie per tutti quelli che ho conosciuto. Grazie per tutti quelli che mi hanno insegnato tante cose. Figlio della Chiesa, annunciatore del Regno di Dio. E poi, a chi ci ha lasciato la serenità senza fine. E vorrei concludere con questo terzo punto. Don Franco ci ha annunciato la Pasqua, che la vita è Pasqua dall'inizio alla fine, che la vita è morire e rinascere, morire per rinascere, che il nostro cammino termina alla destra del Padre, nella gioia senza fine. Ma chi ha questa fede nel cuore, come fa a essere triste? E Don Franco non lo era. Come fa a essere privo di speranza? E Don Franco aveva il cuore pieno di speranza. L'annunciatore della Pasqua è colui che ha sperimentato la morte e la risurrezione nella sua vita e quindi è capace di dirlo a tutti e di trovare qual è il Vangelo, la buona notizia
per la vita di questa persona, questa concreta persona, perché sa che lo sguardo è grande come il mondo e va oltre il tempo e la storia, si allarga nell'aldilà, nell'eternità, lo sguardo di Dio. E l'uomo che vive in Dio ha questo stesso sguardo, per questo non perde la fede, per questo non perde la speranza e si fa vicino a tutti per dare questa luce. Io sono rimasto tanto colpito dalla luce che negli ultimi tempi vedevo nel volto di Franco quando era assorto nella preghiera. E allora, alla fine di un'altra preghiera dice, anzi, ve la leggo tutta, ma forse la conoscete perché ho visto che è un biglietto che è girato. O Dio, mi hai fatto piccolo ma vivo atomo della tua grandiosità. Mi dici che sei Padre Eterno. Ovunque sono le tue orme, ovunque sono le tue orme, che a volte non vedo. Tu sei difficile per me quando si rompe la mia umanità con il dolore. Il dolore è duro per tutti. Ricordami che tu bagni gli oceani, riscaldi le nevi, illumini la luce, dissolvi l'oscurità, dipingi i prati e gli occhi dei bambini e l'anima il mio cuore. Questo è il pane che desidero ogni giorno. Se mi sazi, sei Padre vincente e mi proietti nella tua imprevedibilità, così potrò sempre dirti grazie, un grazie profondo e quasi infinito. Oggi il grazie di Don Franco.